C'è stata questa strage a Firenze che io sinceramente fatico anche a spiegarmi. Uno dice: ma come di fronte alla costruzione di un'opera del genere, no, come è possibile che avvengano lì? C'è stato intanto probabilmente un problema tecnico molto grosso, un cedimento strutturale durante la costruzione dei solai, mi pare. Io adesso non sono un esperto ovviamente di questioni tecniche, magari qualcuno all'ascolto lo è di più. Però c'è stato un grosso problema tecnico e poi, come al solito, c'è un problema di sicurezza, di condizioni di sicurezza sul lavoro. Sono morte delle persone, a parte un autotrasportatore italiano, tutti gli altri sono immigrati e su questo però torneremo dopo, su questo specifico, perché questo mi interessa, sono stato anche abbastanza attaccato per aver detto delle cose su questo tema. Voglio chiedere intanto a Savino un'iniziale analisi, no, su quanto accaduto a Firenze, cioè qual è la situazione lì, che cosa ha condotto a questa strage secondo te? Un misto di casualità, oppure c'è un sistema che non va bene? Allora, anzitutto Francesco, esprimendo ovviamente il cordoglio per questa tragica morte di questi lavoratori, io voglio dire che questa vicenda è stata ricoperta da una cascata di ipocrisia davvero insopportabile. Noi contiamo 1.000 morti sul lavoro da anni. Sono anni che contiamo il numero, contiamo una media di circa 3 morti al giorno sul lavoro. E questa è una questione di cui io parlo da anni, anche da queste frequenze. Se ci sono degli ascoltatori che mi conoscono, sanno che sono anni che io parlo di questi temi, anche quando si fanno statistiche, ad esempio, polemicamente dicevo che vengono scelte ad hoc alcune statistiche di cui si ritiene di dover parlare per veicolare il messaggio e la narrazione pubblica. Ad esempio, ogni 3 giorni una donna viene uccisa per femminicidio. Giustissimo, una statistica agghiacciante di cui bisogna parlare e su cui bisogna ragionare. Però dicevo, perché specularmente non ragioniamo del fatto che invece ogni giorno 3 persone vanno al lavoro, tra cui anche donne, e muoiono sul lavoro? Perché invece di questa statistica non parliamo? Io questa cosa polemicamente la dico da anni, e invece adesso che c'è stata questa tragedia, di cui ovviamente politica e sindacato non possono tacere, ecco che la questione viene al centro del dibattito e se ne fa anche una brutta speculazione politica. Una brutta speculazione politica. Ad esempio, provando ad attaccare il governo sulla questione del codice degli appalti, quando noi, che è un problema, ma ripeto, noi abbiamo una statistica che supera i 1.000 morti annui sul lavoro da anni, non comincia oggi questa cosa. Quindi noi dobbiamo ragionare su quali sono le cause strutturali che portano a questo problema. In realtà sono cause che comportano tanti anche altri problemi, anche il problema salariale, tant'è vero che io di morti sul lavoro parlo anche in questo libro, perché c'è un Certo. collegamento. Però ecco, ripeto, se non ragioniamo su quelle che sono le cause strutturali di cui sindacato e una certa classe politica sono gravemente responsabili, ecco perché non ne parlano, però se non ragioniamo su queste cause strutturali non risolveremo mai il problema. Allora io farei così, perché ci voglio entrare bene invece in queste cause strutturali. Dopo ti chiederò una serie di cose, le annuncio anche a chi ci ascolta. Intanto voglio capire sto codice degli appalti cos'è che non torna, perché poi mi sembra che il codice degli appalti riguardi poi i lavori pubblici, non la strage di Firenze nello specifico, cioè si è tirato dentro un po', no, per la giacchetta, o magari mi sbaglio. E poi c'è la questione, appunto, qual è stato il ruolo dei sindacati in questi anni? Cioè io sento spesso Landini tirare fuori il tema della strage sul lavoro, sono d'accordo, cioè io sono agghiacciato da questa roba qua. Penso che, ma ne abbiamo viste di continuo, no? Allora, qualcuna sarà anche una fatalità, purtroppo gli incidenti sul lavoro accadono, però altre, voglio dire, c'è qualcosa che non torna e allora lì dobbiamo fare un'analisi un po' più complessa. E poi, in cauda venenum, non dulcis in fundo, secondo me c'è il tema dell'immigrazione. Io sono stato attaccato oggi anche adesso sui social perché ho detto questa roba, però ragazzi, cioè, se c'è un lavoro orrendo, in condizioni insicure,
Se non c'è nessuno che lo fa, il problema si risolve da solo, ma se ci sono delle persone ricattabili che arrivano, sono gli ultimi della fila, sono costrette ad accettare questi lavori, no? E poi si mettono in situazioni, infatti a Firenze pare che due, no? Almeno due fossero non in regola col permesso di soggiorno dei morti. Secondo te il problema è un problema dato dal nuovo codice degli appalti? Ma questo codice degli appalti non riguarda soprattutto i lavori pubblici, non quelli privati? E qual è il problema in questo codice degli appalti? Allora, noi abbiamo un problema che è composito, Francesco, cioè, tocca diversi punti. Allora, codice degli appalti, è un problema il codice degli appalti, perché liberalizzando il cosiddetto appalto a cascata, attenzione che le modifiche operate dal governo e dal ministro Salvini riguardavano principalmente le opere pubbliche, quindi il fatto che venga in qualche modo tirato in ballo su questa vicenda è strumentale ed è un modo per attaccare il governo. Che ci sia un problema sul codice degli appalti è indubitabile, nel senso che nel momento in cui tu consenti ad una ditta che vince un appalto di appaltare a sua volta e poi queste altre ad appaltare a loro volta, creando la cosiddetta gara al massimo ribasso, è inevitabile che i tagli possano condurre a un allentamento e una riduzione dei presidi a protezione delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi questo è un aspetto. Come pure è un problema il fatto che manchino i controlli. Però io qui vi inviterei a fare una riflessione. La modifica del codice degli appalti è una modifica che è stata imposta dall'Europa, perché l'Europa pone al primo posto la necessità di massimizzare il funzionamento del mercato. Questa è la priorità assoluta di Bruxelles. Tant'è vero che l'Italia era stata coinvolta in una procedura di infrazione, saremmo stati sanzionati qualora non avessimo ottemperato alle indicazioni di Bruxelles in materia di appalto. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, perché mancano i controlli? Perché non ci sono gli ispettori? Perché non ci sono gli ispettori? Perché non ci sono soldi per assumerli e per pagarli. Perché non ci sono soldi? Perché siamo sottoposti a vincoli di spesa o impostici da Bruxelles e dalle istituzioni comunitarie. Per questo non abbiamo soldi e dobbiamo costringere la pubblica amministrazione a stringere sempre più la cinghia, e quindi dobbiamo rinunciare a ispettori che potrebbero andare sui luoghi di lavoro a verificare che le norme siano correttamente rispettate. Però questa è la punta dell'iceberg. Questa è la punta dell'iceberg su cui comunque bisogna intervenire e ragionare. Ma è la punta dell'iceberg. Il problema di fondo che noi abbiamo nel mondo del lavoro, che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche tutti gli altri problemi, riguarda la capacità che hanno le lavoratrici e i lavoratori di pretendere l'applicazione e il rispetto delle norme. Su questo bisogna ragionare. E in che condizioni noi lavoratrici e lavoratori siamo in grado di pretendere il rispetto delle norme? Quando abbiamo un potere contrattuale sui luoghi di lavoro forte, elevato, ovvero se non c'è troppa disoccupazione, perché altrimenti nel momento in cui noi alziamo il capo il datore di lavoro ci soppianta, soprattutto in questi lavori a bassa professionalizzazione, che sono quelli che spesso vengono interessati dal fenomeno delle morti bianche. Quindi se noi siamo facilmente soppiantabili, quando andiamo a chiedere il rispetto dei presidi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, veniamo immediatamente soppiantati. Quindi non siamo nella condizione di pretendere il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In secondo luogo, abbattendo la precarietà. Perché se io ho un contratto precario, e quindi, ripeto, è facilmente interrompibile da parte del datore di lavoro e quindi io sono facilmente sostituibile, è chiaro che anche in questo caso io non sarò nella condizione di pretendere il rispetto delle norme. E chi ha precarizzato, chi ha flessibilizzato il mondo del lavoro, chi ha abbracciato in maniera fanatica le logiche dell'austerità e del libero mercato impostici dall'Unione Europea? Chi è che va in televisione a sinistra, penso a Bersani, a vantarsi di essere stato più liberale della destra? Queste sono le domande che io pongo in maniera un po' provocatoria a chi ci ascolta. Scusami, allora arrivo subito a quel punto. Quando tu parli della precarietà delle condizioni, io mi sono permesso di scrivere un articolo pubblicato oggi sulla Verità, ho ricevuto una montagna di insulti, però il fatto che esista
cosiddetto esercito industriale di riserva, no? Composto da immigrati per lo più irregolari che arrivano e sono disposti ad accettare qualunque condizione, e conta e come, tant'è che se andiamo a vedere, io ho citato dei dati di Maurizio Ambrosini, che è un sociologo della migrazione, forse tu ne hai altri nel tuo libro, tra l'altro insomma poi ci entriamo nello specifico, no, del tuo libro fra un attimo, ma forse il fatto che ci siano degli immigrati clandestini o regolari o comunque ci sia una riserva costante di lavoratori a basso costo, magari è utile, no, ad alimentare questo sistema o no? Francesco, guarda, io mi sorprendo del fatto che tu sia stato, come dire, surclassato, come dire, non mi viene la parola, insomma, interessato da questa valanga di critiche, perché mi sembra che tu abbia scritto un fatto ovvio. Sono maggiormente gli stranieri ad essere coinvolti dal fenomeno del caporalato nelle campagne, ad esempio. Ci sono anche italiani, ci sono... C'è stato un caso molto famoso nella provincia di Foggia di qualche anno fa, in cui una donna è letteralmente morta di stenti in campagna, come accadde al padre di Giuseppe Di Vittorio, voglio dire. Però sono principalmente gli stranieri coloro i quali vengono interessati da questo fenomeno drammatico. E questo perché? Perché sono coloro i quali sono ancor meno degli italiani nella condizione di pretendere il rispetto delle norme. Il discorso è sempre lo stesso. Se noi possiamo pretendere e introdurre le norme più fighe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, noi abbiamo un buon codice. Pensate, se voi prendete il codice in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trovate una definizione di salute che è veramente all'avanguardia. Lì si dice che per salute non si intende soltanto l'assenza di malattia, ma si intende stato di assoluto benessere. Cioè, voi che mi ascoltate, sappiate che per legge avete il diritto di entrare in ufficio ed essere pervasi da un senso di piacere. Voglio dire, se esiste, no, questo esercito industriale di riserva, per usare dei termini marziani, siamo... anche a Firenze siamo in quest'ottica qui, cioè nell'edilizia, voglio dire, in questi lavori che sono appunto pesanti, faticosi, pericolosi già di per sé, intanto lavora un maggior numero di immigrati in proporzione, no? Sono più gli immigrati, è più la percentuale di immigrati che non quella di italiani che fa questo tipo di mestieri, e evidentemente saranno meno disponibili, no, ad alzare il dito e a opporsi a certe richieste dei datori di lavoro, soprattutto a quelli illegali, perché se tu sei irregolare poi ti devi sottoporre a una serie di trattamenti infausti.